Benvenuti a Sant'Andrea delle Fratte, conosciuta meglio come il Santuario della Madonna del Miracolo, un luogo santo custodito da noi frati minimi, il cui fondatore è San Francesco di Paola. Ci troviamo a pochi passi da Piazza di Spagna, nel centro di Roma. San Francesco in questo luogo non c'è mai stato. Ha fatto costruire il convento a Roma, a Trinità dei Monti, quello che vedete sulla scala di Piazza di Spagna. E la scalinata poi nei secoli è stata fatta costruire dai frati minimi, proprio per accedere più facilmente al convento. Quest'anno è molto particolare perché ci troviamo nel quinto centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola. Muore a Tours in Francia, appunto, il 2 aprile del 1507. In questi giorni in cui andremo a celebrare la festa liturgica di San Francesco di Paola, avremo tra noi una delle reliquie più importanti, la papalina di San Francesco di Paola. Era un copricapo che lui usava quando era a Tours in Francia. E qui un'occasione particolare, eccezionale, perché in realtà è custodita nella casa generalizia che si trova sempre a Roma, però nei pressi del Colosseo. Quest'anno vogliamo dare ancora di più, maggiore risalto a questa eremita calabrese. Abbiamo iniziato con quella pratica che viene chiamata i 13 venerdì, che lo riteniamo uno dei tesori che San Francesco ha lasciato alla Chiesa e all'ordine dei minimi, perché è stato indetto in onore di Gesù e dei 12 apostoli. Per questo ci sono 13 tappe. È un cammino appunto di conversione che porta alla liberazione della persona, che andando a riflettere, a meditare e a contemplare il mistero di Cristo, e poi si apre a quella che è il comandamento della carità che Gesù ci ha lasciato, e quello di amarsi gli uni gli altri come Lui ci ha amato.